12 ottobre, presentata oggi al TTG di Rimini, presso lo stand di Visit Emilia-Romagna, la Fondazione Cervia Inn per il Turismo. Sono in compagnia del suo presidente. Che cosa si propone questa fondazione? Beh, la fondazione che sostituisce la vecchia Cervia Turismo, società che fino a ieri ha occupato il ruolo di promuovere la città di Cervia e il suo territorio, e oggi la Fondazione Cervia Inn, voluta fortemente dall'amministrazione comunale e da tutte le associazioni di categoria, vuole dare una spinta a quella che è la promozione, ma soprattutto alla commercializzazione, in un momento di grande difficoltà, perché sappiamo che sono anni abbastanza complicati per il turismo e abbiamo bisogno probabilmente di un supporto maggiore, ed è questo il motivo che ha spinto l'amministrazione cervese in particolare a creare uno strumento diverso rispetto al passato, uno strumento che prevede una governance privata, quindi una strategia per avere una risposta più immediata, più veloce, più dinamica alle esigenze del mercato. E questo vuole essere il primo ruolo della Fondazione Cervia Inn per il Turismo, ovvero dare un imprinting e un sostegno agli operatori cervesi nelle difficoltà di oggi, che sono veramente complicate, molto più del passato. A pochi mesi questa fondazione che viene presentata oggi è partita a inizio estate, ecco, avete sentito anche una spinta dal basso? Lei ha parlato di operatori turistici locali, avete sentito l'esigenza tra loro? Sì, diciamo, noi siamo attivi formalmente dal 1° di giugno, quindi il giorno dopo l'alluvione che ha colpito la Romagna, quindi siamo nati in un momento effettivamente un po' particolare, di maggiore difficoltà anche di quello che pensavamo, insomma, per cui noi ci presentiamo oggi perché se riteniamo che il TTG sia un evento veramente fondamentale per il nostro settore ed era giusto presentarci in questa occasione. Però chiaramente abbiamo già iniziato a lavorare e oggi presenteremo già i primi risultati del lavoro svolto in questi mesi. Alcuni di questi ce li può dire? Beh, sono più settori ovviamente. Il primo passaggio è lo strumento di cui ci stiamo dotando, che è la creazione di un portale di destinazione, che è il nostro strumento principe sul quale lavoreremo a diversi progetti, mercato intermediato, mercato individuale e soprattutto il mercato degli eventi sportivi e, diciamo, alcune relazioni che ci saranno fra gli stakeholder che sono i soci fondamentali della nostra fondazione e che sfrutteremo per avere delle sinergie e quindi delle proposte che ricadranno sul mercato. Quanto è importante la nascita di questa nuova fondazione per il comune di Cervia? È importantissima, è fondamentale. Diciamo che la nostra città la sta vivendo come un momento di svolta, un momento anche di grande entusiasmo, perché è uno dei punti importanti del mandato del sindaco. Siamo riusciti a realizzarlo nei tempi, nonostante le difficoltà che, insomma, queste amministrazioni in questi anni hanno vissuto, e credo che sia un grande progetto, un bellissimo punto di partenza per una città che si vuole aprire alla nazione e anche all'estero, con dei nuovi progetti e con dei nuovi contenuti. Progetti che sempre più ricoprono tutti i 12 mesi dell'anno. Assolutamente sì, è un nostro obiettivo quello di destagionalizzare il più possibile, di rendere appetibile la nostra città in ogni stagione, e credo che attraverso l'apporto fondamentale dei nostri operatori riusciremo anche in questo ambizioso progetto. Che anno è stata questa? Questa fondazione nasce il giorno dopo praticamente alle gravi alluvioni che hanno colpito la Romagna. È stato un anno molto complicato, la Romagna ha vissuto momenti di grandi difficoltà, pian piano c'è stata una ripresa che ovviamente non ha compensato le perdite di inizio stagione, ma credo che in un certo qual modo la Romagna abbia anche dimostrato a se stessa e al mondo intero di essere salda, solida, e credo che il turismo da questo punto di vista sia davvero un caposaldo che ci aiuti giorno dopo giorno a riprenderci nei migliori dei modi. Siete pronti a trasformare quella che è una tegola per molti in una risorsa, ovvero il prolungamento della stagione estiva?
Assolutamente sì, l'abbiamo già fatto e sappiamo che ci sono momenti su cui dobbiamo ancora lavorare. Il Natale sta diventando un nostro punto di forza, quest'anno la prossima Pasqua sarà molto vicina al Natale, per cui questo ci consente di lavorare da subito sulla prossima stagione. Noi siamo entusiasti, davvero pensiamo che la Fondazione sia una grande risorsa per Cervia e per la Romagna intera, quindi siamo pronti.